fare una cosa a Hendrix. Quando ho chiesto la consulenza musicale, qualcuno mi ha detto: ma il mondo è pieno di tributi a Hendrix, il mondo non ha bisogno. E io ho pensato: effettivamente non ha bisogno, però io da chitarrista, per completare il cerchio, avevo bisogno di questa cosa qua. Sono due titoli di due brani di Hendrix, Drifting e Room Full of Mirror, e mi sembrava bello accoppiarli, anche perché comunque questo è all'interno del disco ho cercato di sviluppare un viaggio un po' alla deriva in un mondo un po' psichedelico, quindi quando c'è una stanza piena di specchi a un certo punto va un po' in acido. Il brano è dedicato alla mia compagna, a mia figlia, perché cioè... perché Hendrix tutte le ballate più belle della sua vita le ha dedicate a una figura femminile, quindi io ho voluto dedicare quest'ultimo brano a due figure femminili importanti nella mia vita. Angelini è il batterista, non volevo disturbare. Lui è il motore ritmico. Però abbiamo anche un organista, quindi saremo tranquilli. Abbiamo anche Paolini, devi salutare però, devi salutare. CD, che quindi non è tanto inerente alla giornata mondiale del vinile, però sto cercando di fare una tiratura molto limitata di questo disco in vinile. Ovviamente costerebbe troppo venderlo, quindi sarebbe veramente limitatissimo. Sto pensando di farne una tiratura limitata da regalare, regalare, quindi questa cosa è registrare, regalare agli amici. Più di questo, purtroppo oggi non ce l'ho. Ho i CD però. Thank you.